Sperando in un bottino facile e forse in un po' di gloria, i vichinghi si interessarono ai loro vicini sull'altra sponda del mare. Un antico forte costiero vigilava sulle terre dei samurai, un forte che i vichinghi credevano poco difeso. La guerra di Apollyon ci portò quasi sull'orlo dell'estinzione. Ma quella razzia ci fece ricordare chi siamo. Cominciammo da una fortezza costiera. Ma sapevano del nostro arrivo. Le porte di quella fortezza erano ferme da un secolo. Non dovevamo fare altro che superarle. Sanguinari! Tutti alle porte! Carica! Fatemi sotto! Quando le porte si mossero, il piano cambiò del tutto. Rona, passa lo spazio! Arpioni, qui! Va! Guida la salita! Devo salire su quel muro! Fino in cima! Thank you.
Meglio laggiù. Da guerra dei samurai fanno sembrare le nostre dei giocattoli. Hanno imparato molto dal loro esodo e dagli altri popoli. Era questo che li rendeva una minaccia. I sanguinari stanno morendo laggiù. Gli arrivi qui, fredda! Sul mare dei samurai proteggeva uno dei pochi luoghi del Maier dove una flotta poteva attraccare tranquillamente, un luogo puro magico. La catena è perfetta.
ciò che dovevamo fare era respingerli. I samurai non avevano avi in queste terre. Vi erano giunti dopo la caduta, esuli di un lontano paese orientale. Ma i loro sforzi di ricostruzione erano stati incredibili. Oltre la fortezza si estendeva il Maer, ettari ed ettari di ostiche paludi, una difesa naturale per la città dei samurai, la città per cui i vichinghi avevano raggiunto quel luogo. Prima che le acque si ritirassero, l'entrata era un canale. Immaginate le navi avanzare su quelle acque, ora diventate paludi. Il mondo è cambiato. Per tutte quelle statue, che cosa Il comandante del forte era Fujikiyo, un campione dei samurai. Il suo nome riecheggiava oltre il mare ed era celebre persino fra i vichinghi. E ora il razziatore dei sanguinari l'avrebbe affrontato. この城は落ちた。もはや兵もおらぬ。我が命もほどなく尽きよう。門を開いたのは貴様だ。 その命であがれ。 Levati di torno. 忌まわしき化け物め。 受けるがいい。まだ終わらんぞ。報いを受けるがいい。
もしてやろう。まだ終わらんぞ。Quel giorno, la nostra gente scoprì cos'era la furia vichinga. Sarebbe stata la grande razzia. Ed era appena iniziata.